Eva, chi l'ha lasciata entrare? A come va? Che gli dice? Bene, vengo a informarla che il giudice ha deciso di non riesumare il cadavere. Oh, questa è davvero una disgrazia. Adesso non riusciremo a trovare l'ereditiera. Ma che peccato, ma lei non doveva disturbarsi. Perché non mi ha chiamato? No, bene, sono venuto solo per questo. Veramente ho delle novità. Abbiamo delle risorse moderne per continuare l'inchiesta. Risorse? Quali risorse? Il computer. So che con una sua foto, per esempio, alcuni programmi sono in grado di calcolare come lei potrà essere tra 10 anni. Ah, molto utile, no? Angosciarsi in anticipo per il passare del tempo. Sì, in verità sono molto utili, davvero pregevoli. Guardi che abbiamo fatto. Abbiamo inserito questa foto nel computer e ci ha dato questo risultato. La conosci? Permesso? Ti va di parlare? Ti ho già detto quello che volevo dirti, a che serve? Per me è importante. Non voglio sermoni, basta il tuo vecchio a giudicarmi. Io non ti giudico, ma... Lo so che sei una ragazza buona. E a me non importa niente di quello che hai fatto prima o anche dopo. O che hai fatto 2 ore. Io mi fido di te. Tu avrai i tuoi problemi e ovviamente io ho i miei. Però noi dobbiamo sostenerci. E restare uniti. Io voglio solo questo. Ti amo, Mario. Io invece no. E allora provaci. Io e te non possiamo stare insieme. Sì, sì che possiamo. Se vogliamo possiamo questo riuscire. Questo è il problema. Io non voglio. Che pensa di fare con quella foto, signor procuratore? La pubblicherete su un giornale? Su qua? No, ho fatto affiggere manifesti con la foto in tutta la città. A cominciare dal suo quartiere. Guardi. Cosa? Se l'ereditiera è viva, noi la scaveremo. La scaveremo? Cioè. Cosa? Che ce la voglia farcela trovare. Molto bene. Ci vediamo. Ci vediamo. Addio. Basta. Che significa questo? Ma perché? Oh, dopo rimetti a posto le cose che hai preso, per favore. Sei ridicolo. Almeno non ridere, no? È che sei divertente. Però balli male. Scusa se te lo dico, ma se tu sei un gitano, io sono olandese. Non voglio ferirti, ma... Non puoi farmi questo, capito? Io l'ho fatto perché ti amo. No, l'hai fatto perché sei un pagliaccio. Mascherarsi non basta per essere un gitano. È qualcosa che hai nel sangue, nelle vene. Beh, nelle mie vene. Scopri l'amore per te. Jasmine. Mi piace. Ma a me no. E quindi Angel... Ascolta, Angel non esiste, mai esiste, è scomparsa, è scomparsa, non esiste da nessuna parte, è soltanto un'entità, per te e per tutti. Sì, sì, certo, chiaro. Ma se lei è l'unica ereditiera, io potrei sposarmi. Scorda, dimentica questa storia e io dimenticherò che tu sei Marco Sibardosi. Tesoro, vuoi che ordini dei ravioli? Sì, ma fai presto, perché a quest'ora chiama la mamma. Certo, chiama. Ah, accidenti. 472. Amori, amigos, luego si sueños por realizar. Voy por Spegnila! No, ho detto spegnila, perché... Guarda, è un regalo, ti piace la lampada? È divina, la stai installando. Sì, per te. La stai installando e ho paura che se l'accendi potrei prendermi la scossa. E quei fiori che sono? Ah, un altro pensierino, un regalo. Stanca amica! Anche questi sono belli, anche se a me piace guardare il cielo, quindi non stanno bene. Allora... Toglie e basta, qual è il problema? Adesso devo finire di installare la lampada e cerco un adattatore perché ha 2 vie. La lampada? Sì, la lampada è a 2 vie, non vedi? 2 vie. E potresti andare a comprare l'adattatore al ferramenta qui vicino a 72 isolati che è aperto 24 ore e portarmelo qui, grazie. Ma cosa mi fai anche del movimento? Ciao!
genio. Cominciamo, James. Cosa? No, 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 no. No. James. Non mi fai impazzire. Buona, buona, Malvina, Malvina, stai qui. Dobbiamo restare qui. Ma sì, il piano Bauer deve vederci. Certo, deve vederci, ma che importa? Mi hai chiamato? Sì. Adesso? Sì, sì, sì. Vuoi dirmi qualcosa? Che è successo? Io stavo pensando a quello che ci siamo detti. Mi hai aiutato? È stato un... Certo. Sono tornata. Stavo pensando che sarebbe meglio. Non lo so se andassi in lupo. Che ne dici? Ferma, ferma, è già finito? No, ora viene il meglio. Dobbiamo provocare l'immaginazione di Bauer, però soltanto con due versi, ok? Okay. Uno, due, tre. Sei grande. Mowgli! Sì! Tu dici che questo funzionerà? Non so se funzionerà, Malvina, ma in questo momento Bauer immaginerà le cose peggiori. Io sto immaginando solo il meglio. James! James, che cosa fai sul mio letto? Mangiavo un gelato e mi si è macchiata la camicia con il gelato. L'ho mangiato per la rabbia, da non credere, Cielo. Guarda, una cosa veramente... Va bene, ho capito, ti pulisco la camicia. No. Ma sono un uomo maturo. Lo faccio sempre da solo, brava. Cielo, per favore, no! Molto bene, molto bene. Non è quello che ma no, va bene. Vuoi un figlio, è questo, c'è una falle, va bene, bla bla bla, amico, va bene, molto bene, me ne vado. Ehi, che cosa devi spiegare? Che cosa c'è tra voi? Tra noi? No, niente, che ci deve essere, niente, e quindi, niente. Quindi che cosa? Quindi vado a salutare i bambini, torno subito. Sì, vai, vai. Ci ha visti? Bauer sta morendo di gelosia. Nico, aspetta, hai frainteso! Ah, ho frainteso, non ho frainteso, ho visto e vedo bene, vedo e ascolto bene. Ti volevi nascondere, ma ti ho visto, che ti stava baciando. Ti ha baciato quella bocca che era mia, perché era mia? James era nella mia camera, perché gli hai aperto la porta, se no non stava lì. Io stavo cucinando, te lo giuro. Non so che è successo, si è macchiato, è caduto, io non lo so, Cielo, non lo so. Cielo, io non ti credo. Sono stanca della tua gelosia. Sai una cosa? Se vedi tanto inganno intorno a te, forse la ragione è che sei tu quello che ha la coscienza sporca. Ma quanto sei brava a ribaltare la realtà e vuoi anche convincermi, no? Sei tu ad aver sbagliato, tu mi hai tradito, hai sbagliato di grosso, lo sai, mi hai deluso. Ora non piangere e non fare la faccia triste, perché non ti credo neanche un po'. Mettitelo bene in testa, tra noi è finita. Tra noi è finita. Questa è un'istoria che se così de memoria già ves. Cuentos de la abuela, si tomas la sopa. Lo que ella quería era ser su dulce princesa de él, que la raptaba y la hacía su reina. Sobre un gran caballo. Cielo, sei lì dentro. Ho bisogno di parlarti, devi spiegarmi. Perché mi hai tradito? Non mi ami. Almeno potevi dirmelo invece di tradirmi. Non ho fatto nulla. Non mentire, ti ho vista. Ma cosa hai visto? Tu non hai visto un bel niente. Tu pensi davvero che potrei tradirti? Sai bene che io ti amo. Non conoscevo l'amore prima di incontrarti, Nico. E quindi? E quindi non dirmi quelle cose orribili sul tradimento. Perché non ti fidi di me? Non posso, Cielo, non ci riesco. Da quando Carla mi ha tradito non faccio che vedere fantasmi ovunque. Beh, esorcizzali. Non lo so, devi fare qualcosa. Però non puoi mettermi sullo stesso piano della tua ex moglie. Non è facile, Cielo. Carla mi ha tradito col mio peggior nemico. Mi ha tradito con Ibar Lucia, mi capisci? Che cosa hai detto?
Nico! Nico, mi senti? Che ho detto? Chi ho detto? Che mamma ti ha tradito con i Barlusia. No, ho detto cose da grandi, ma che ti impicci? Non dire più cose brutte sulla mamma. È peggio farle che dirle, come ha fatto tu. Non so che ho detto, io non voglio parlare male di tua madre. Il fatto è che a volte, il problema è che non so come spiegarti. No, non dire no, niente. No, aspetta. Mowgli, aiutare. No, lascia stare, ce la faccio da solo, va bene? Pronto, Cielo? Cielo, non... Non è il momento migliore. Che ne dici di vederci domani mattina a colazione? Perdonami,